Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui con Banana. Oggi cominciamo FIFA 17. Detto in uno dei video che avevo fatto sulla demo che io non gioco a FIFA Ultimate Team, scusate ma foot a me non mi piace e quindi non lo porterò sul canale. Porterò una carriera con comincerò una carriera con l'Inter, che è la mia squadra, e poi comincerò il viaggio. Oggi comincio la modalità carriera, naturalmente intendevo carriera allenatore. All'inizio del gioco naturalmente FIFA si è collegato ai server della EA Sports, ha trovato dei miei progressi passati e mi ha dato dei bonus. Mi fa scegliere tra aumentare il 30% il mio budget o la rete di mercato globale. Io scelgo una rete di osservatori, per così in modo che il mercato mi sia un po' più difficile. Allora scegliamo l'Inter, vediamo cosa mi dice. Mi dice successo in patria alto come l'aspettativa. Successo continentale anche, fama del brand massima, finanze bassa, lo sappiamo. Crescita giovani normale, abbiamo un budget trasferimenti vicino ai 40 milioni, pochi spicci ai 40 milioni, valore del club vicino ai 500, le due magliette, lo stadio San Siro, poi dice fondato con il nome internazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo scegliere, come vedete, crearci un avatar, per la prima volta, credo. Allora, inserisci il nome. Mettiamo il mio nome, che è Marco. Mettiamo il cognome, Banana, nazionalità italiana. E mi fa scegliere anche una faccia. Allora, scegliamola un po' abbastanza simile a noi. Vediamo un po'. Diciamo questo, dai, questo che mi sembra un po' quello fra tutti quanti. Forse un po' più giovane, con la capoccia un po' panettone come la mia. Ci fa scegliere se completo, camicia o tuta. Io sono uno più da tuta, obiettivamente sono uno più da tuta. Difficoltà campione, 6 minuti in euro, stadio San Siro, rose utilizzate gli facciamo scaricare le più recenti. Competizione sì, non mi metto a vedere i gironi reali, cambio esclusivamente una squadra italiana che hanno messo qui in Europa League e ci metto l'Inter. Disattiva la prima finestra di mercato estiva, sì, perché mi piacciono le cose reali. Ci hanno invitato a dei tornei di precampionato. Allora, scegliamo quello che ci darà la possibilità. Io li simulo, ragazzi, non li gioco perché voglio entrare subito nel vivo. Scegliamo quello che ci dà, secondo me, la possibilità, che è un po' più facile da vincere, in modo da poter ottenere più soldi possibili. Allora, qui ci abbiamo come avversari Barcellona, Tottenham e Atletico Madrid, quelli un po' più difficili. Qui abbiamo Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, questo lo escluderei. Qui abbiamo Arsenal, Dortmund, quindi forse questo da 11 milioni di montepremi in palio. Allora, questa è la nuova interfaccia. Vediamo un attimo, notizie, tabelloni, ok. Aspettate un attimo, fatemi un po' riprendere la mano. Aspettative, dirigenza, qui abbiamo tutto quanto, vedete, il panoramica obiettivi, abbiamo gli obiettivi raggiungere le semifinali in Champions entro 2 anni, quindi sono obiettivi a breve e a lungo termine. Vinci l'Europa League, qualificati per la Champions, per la Coppa Champions League, guadagna 3 milioni dalla cessione dei giovani entro 2 stagioni, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo degli obiettivi e a destra abbiamo la percentuale dell'avanzamento. Qui guadagna 100 milioni dalla vendita delle magliette in una stagione. Ah, faccia del cacchio. Allora, quindi ci dà quest'anno anche la possibilità di gestire non solo la parte del campo, del mercato, ma anche qualche cosa un po' più che di solito prima non c'era. Era, diciamo, il gioco gestiva in automatico o non gestiva affatto. Qui abbiamo sempre l'interfaccia di allenamento, che non credo sia cambiata molto. Sotto rosa abbiamo sempre come al solito la rosa della formazione, la rosa, le schemi della squadra, i numeri di maglia, convocazioni, eccetera, eccetera. Io mi faccio subito una formazione, ragazzi. 4-2-3-1 stretto, questo è il modulo che scelgo.
poi lo cambierò con un 4-3-3. Proverò quale dei due va meglio. La formazione standard che userò è questa, con Medel, João Mario, Bane, Gabriele. Ok, questa è la formazione titolare che userò. E ora mi vado a portare un po' di riserve, mi sistemo un po' la panchina. Poi abbiamo il menu trasferimenti, come al solito rete mercato globale, cronologia trasferimenti. Qui abbiamo i contratti dei nostri giocatori. Vediamo nel caso ci fosse qualcuno già in scadenza. Come vedete abbiamo Di Gennaro, Bessa, Taider, che però è in prestito, Bardi, Felipe Melo, Gnucuri, Andreolli e Carrizo, che andranno in scadenza e quindi bisognerà poi rinnovargli i contratti. Per quello che riguarda il mercato, lo vedremo magari nel prossimo video. Chiederò ai miei osservatori di andarmi a cercare dei giocatori particolari, soprattutto quelli in scadenza di contratto, e poi chiederò anche di andarmi a cercare dei ruoli particolari in cui secondo me l'Inter è carente. Ora andiamo a vedere ufficio. Qui è una cosa magari un po' nuova. Qui abbiamo sempre la solita posta in arrivo. Finanze, come vedete, siamo a un profitto di meno 85. Perfetto, perfetto, manco per niente. Qui ci dice João Mario ci è costato un braccio e una gamba. Staff Primavera, non abbiamo un osservatore. Compriamo questo a 4 milioni, che ha tutte le stellette a palla e mi piace. Questo a 2,8, e poi vediamo se riesco a prendere. No, mi fermo qua, prendo solamente questi due. Ma poi alla primavera, al mercato, dedicheremo nel prossimo video, magari i primi 5 minuti del prossimo video li dedicherò a questo, così per farvi capire un po' come ho intenzione di strutturare questa cosa. Tanto non c'è. E la sessione del mercato estiva l'ho annullata, se ne parlerà a gennaio. E poi qui a stagione rimane un po' rimasto un po' tutto come era prima. Quindi adesso direi, bando alle ciance, ce ne andiamo a creare andiamo nel menu allenamento. Scusate, ma c'è un po' di lag l'interfaccia. Nel menu allenamento ci alleniamo i giocatori che secondo noi possono ancora crescere, e poi ci andiamo a simulare tutto il trofeo amichevole. Ho scelto Murillo, Gnucuri, Brozovic, Gabriel e Icardi e vado a simulare tutti i loro allenamenti. Non me li vado a fare perché sennò ci metterei troppo tempo. Prima partita vinta 1-0, doppietta di Perisic e Jovetic. 2-0 con l'Arsenal, Santon e Banega. 3-1 con l'Everton, Candreva, Banega e Perisic e McCarthy per l'Everton. Finale del torneo con Borussia Dortmund. Andiamo a vedere un po', la simuliamo 1-1 e l'abbiamo persa 4-3 ai rigori. Ci può stare, comunque qualche soldo ce lo siamo portati a casa. Sto dando un'occhiata alla rosa della squadra e mi sono reso conto purtroppo che, come vedete, ad esempio, Juan Jesus viene dato che l'ho dato in prestito. FIFA ce l'ha sempre avuto questo difetto, perché l'Inter probabilmente nella realtà con la Roma avrà fatto il prestito di quest'anno con l'obbligo di riscatto, e quindi Juan Jesus ormai è un giocatore della Roma, ma risulta ancora come se fosse dell'Inter. Quindi cosa succederà? Succederà qui a FIFA che alla fine dell'anno Juan Jesus tornerà a me e ad esempio Miranda ed Eder andranno via. Quindi io di solito l'anno scorso, quando giocavo all'inizio dell'anno, sistemavo, prima di cominciare la carriera, sistemavo queste cose nelle impostazioni, mettevo i giocatori definitivamente a me, quelli che erano in prestito ma che sarebbero rimasti. Mi sono dimenticato di farla, non mi va di ricominciare da capo, quindi alla fine dell'anno vedrò se ricomprare Miranda oppure farlo andare via e sostituirlo. Vedremo un attimo cosa, magari hanno sistemato questa cosa quest'anno, vedremo. Debutto in campionato contro il Chievo Verona. Andiamo a vedere quindi lo stato di forma. Sono su per giù tutti buoni. La panchina mi va bene così. Preferisco portarmi Eder al posto di quello Scarparo di Kondogbia, che a gennaio lo caccio via a calci, che non lo posso vedere. E quindi andiamo avanti con questa formazione. Stadio Odromo di Verona. Vabbè, queste cose FIFA ce l'ha sempre avute. Telecronaca sempre Pardo e Nava, che a me stanno qua. Non la posso sentire la telecronaca di questi due. Mi sarebbero piaciuti molto di più qualcun altro, guarda, chiunque, senza fare nomi magari nello specifico. Se ci avessero messo Bruno Pizzul sarebbe stato il sogno, ma non ci commetteranno mai, anche perché Bruno Pizzul è vecchio, eccetera, eccetera. Ci vediamo questo ingresso e poi, ragazzi, giochiamo. Scusate se questo video si è giocato poco, ma dovevo, volevo e dovevo vedere queste cose per cominciare la carriera. Volevo farvele vedere
capace di abbinare qualità e poi in modo così ce le siamo tolte e poi negli altri video andremo magari un po' più diretti ad affrontare la carriera. Io, come al solito, non so voi ragazzi, io ci metto un po' ad abituarmi ai nuovi FIFA da un anno all'altro, perché comunque un po' di dinamiche cambiano, i meccanismi, e quindi è credo anche normale. Diciamo che il debutto in trasferta col Chievo, come nella realtà dell'Inter, è stato un po' sfortunato, perché una di quelle squadre un po' catenacciare. Poi, come sapete, a volte a FIFA è più facile vincere magari contro il Barcellona che vincere contro il Chievo, perché si chiudono e poi sembra che quando hanno possesso di palla non gliela levi manco se morono, se la passano all'infinito le squadrette. È un po' un controsenso, lo so. Vai, vai Ansaldi, vai per Perisic. Panega, Icardi, tagliela, tagliela, più veloce però. Gli ha dato pure. Mannaggia. Grande Miranda. Panega. Icardi si è fermato. Medel, pure Medel ragazzi è uno che se a me a gennaio mi arriva una bella offerta a parte, perché io non mi piacciono molto gli scarpari. Ciao Mario. Cross, dai. Niente. Ciao Mario, attenzione, Icardi. No, appoggia dietro, viene fermato Gary Medel, vedete qui se c'era uno Scarparo magari ce potevo pure tirare. Joao Mario, Perisic si ferma, serve Banega. Candreva, il cross, Perisic anticipato, Joao Mario recupera, allarga per Ansaldi, Ansaldi va subito al cross, troppo lungo, libero nel fallo laterale. Dai ragazzi, pressiamo così. Ok, Joao Mario, fermo! Mamma mia, regà. Quello è giallo diretto. Pensavo che la palla sarebbe rimasta avanti, invece è andata dietro. Ci sta il cartellino giallo per Joao Mario. Io volevo togliere nel secondo tempo Medel. Credo che invece dovrò togliere Joao Mario. Bravo, bravo Santon che recupera. Banega, va al tiro! No, ribattuto, porca miseria, regà. Leva, Ivan, vai a pressare. Niente, lancio lungo. Tranquillamente c'è Ansaldi a recuperare. Banega recupera per Perisic, largo. Palla girata sulla corsia. Il cross per nessuno. Verso nessuno. Doveva essere Picardi invece. Non era né Picardi né Joao Mario. Si fa spazio. Niente, passo i piedi. Mamma mia, Andanovic che ha preso, regà. Questo è un go, eh. Porca miseria. Che Miranda gliela ributtata a mezzo. Mamma mia, regà, che ha fatto Andanovic. Miracolo assurdo, eh. Mamma mia. Ansaldi sul primo palo, esce. Via. Mamma mia, regà. Oddio, regà. Mi piacciono molto, l'hanno migliorato i movimenti dei portieri. I tuffi di Andanovic sembrano veramente... veramente molto molto simili a quelli della realtà. Fallo inesistente. Che cosa hai fischiato? Tua madre hai fischiato. Ok, liberiamo, riparte Icardi. Finisce il primo tempo, due brividi nel finale, ma comunque ci siamo ragazzi, ci siamo, è la prima partita. Abbiamo cambiato modulo, 4-3-3, Medel vertice basso. Anche se non è proprio come nella realtà, eh. A FIFA il vertice basso si inserisce molto, serve, diciamo, avere un vertice basso con i piedi buoni è meglio, non è il tipico mediano. Invece qui, grande recupero di Medel, poi era rimasto premuto, comunque mi ha dato il vantaggio e mi ha fischiato il fallo. Mamma mia ragazzi, mamma mia, un altro miracolo da Andanovic. Mi risulta difficile cercare di... Oddio mio. Mamma mia, raga, mi sono cagato sotto qua. Pensavo che stavo proprio dentro, eh. Appoggia dietro per Joao Mario. Medel, no. Banega, attenzione, vai per Icardi. Tiro, rete, dai! Mamma mia, subito. Dai, alla prima partita, Mauro Icardi, bello ad incrociare. E avete visto, come vi ho detto, il vertice basso, in questo caso Medel gli è riuscito il filtrante, ma comunque avere un giocatore dai piedi buoni è molto meglio. Bello, guardate come incrocia, bam, 1-0.
Faccio due cambi, metto Brozovic al posto di Choumaré, passa al 4-4-2 per coprire un po' meglio il campo, perché il Chievo, ragazzi, sta cominciando a spingere. Quindi levo João Mario che era ammonito, metto Brozovic e poi metto Gabriel, Gabigol davanti, al posto, ho fatto uscire Banega e ho fatto 4-4-2 con Gabriel e Icardi davanti. Bello, bello l'inserimento di Perisic, cross di Perisic, non c'è nessuno. Ancora Perisic, forse ho sbagliato a fare il cross, Perisic fermato, niente da fare. Potevo gestire meglio questo secondo possesso di palla, potevo gestirlo meglio. E abbiamo vinto, ragazzi, al debutto in campionato 1-0 a Verona contro il Chievo. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Gol del capitano Icardi. Io ve lo dico subito, non cominciate a scrivere: no, Panase dell'Inter, forza Roma, forza Napoli, forza Milan. Io so dell'Inter, ma chi mi segue da un po' lo sa. Amo il calcio in generale, mi piacciono tanti non ho antipatia nei confronti di nessuno, quindi non mi sentirete mai dire cose brutte nei confronti di squadre o calciatori. Quindi niente, ragazzi, abbiamo vinto la prima, un tiro, un gol, Icardi ci sta, magari sempre, e quindi vi saluto con questo video e ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!